regroup. Okay. Ok, vediamo se funziona tutto. C'è un ritardissimo, tra l'altro. Non riesco a collegare il gatto. Mi fa piacere. E mi sembra che il volume del gioco sia altissimo, molto bene. Le opzioni. E mi sembra che il volume del gioco sia altissimo, molto bene. Uscita audio TV. Ok, forse era meglio. Due sicuro, se ricarica, continua. Ok, riprendiamo da dove eravamo arrivati, cioè che avevo sprecato milioni di munizioni per massacrare uno scorpione. Allora, proviamo ad andare di qui, controlliamo un attimo se Twitch funziona tutto, mi sembra di sì. Ok, allora Billy sta crepando, tra l'altro molto, anche sta crepando. Oh cazzo, con le becco delle piante, sì, quindi oltre a... Oddio, come si fa? Un attimo, c'è una squadra, cambia. L1, ah, L1, ok. E poi? L1. Come lo fa? L1. Ah, scambia così, perfetto. E usa. E ora Billy è tornato quantomeno in piedi, ma non abbiamo una mazza. Questa cosa fa sempre piacere. Ok, direi che ci siamo. Quindi cambiamo. Billy pieno. Scambia. Mettili qua. Quanti gliene diamo? Becca. Facciamo così. Ok. No, devo usare la
scusa. Ok, ok, non sembra essere nulla di utile, va bene, usciamo di qua. I'll go check over there. Yep. Let's go. Okay. Ah, con questo. Ah, bello, con questo testino qua. Gli dico di venire o stare qua. Questo non lo sapevo. Ok, questa è una fa. Culo. Sbagliato. Ma cosa abbiamo di nuovo nell'inventario? Ah, abbiamo bella valigetta che non sappiamo come aprire, perché ci vuole qualcosa di rotondo, se non mi ricordo male. Andiamo a vedere, c'era scritto. Si può zoomare? Sì. Sembra essere chiusa a chiave. Presenta due fori che sembrano poter funzionare con oggetti rotondi. Perfetto, quindi non lo posso aprire. E poi abbiamo l'apripannelli. L'apripannelli, secondo me, possiamo andare a usarlo nel coso, ragazzo, si dice in cucina, che c'era il, appunto, il pannello. Io direi di andare infatti qua. Ostia, un po' di zombie, se devo fare fuori, perché non lo fanno. Oh, cacchio. Grande Billy, il numero. Ecco, spero sono fatto io. Ma non potessi usare il coltello invece che usare. No, fa schifo. Sprechiamo munizie. Vabbè, andiamo avanti, sono bello che storto. Bello che storto, però. Azzo. Bello che storto, è vero. Però quella mi viene. Porca merda! Male, mi sa che non so neanche se ci arriviamo alla fine della partita. Siamo avanti così. Allora, dicevamo, però io potrei andare dove ho mollato tutte le cose, tipo lo spray, il fucile. Dove cazzo le avevo lasciate, però? Chi se lo ricorda più? Io non lo ricordo. Su? No. Prendo un po', aspetta. Ah. Ah, cazzo, ho risbagliato di brutto. Ah, mannaggia, devo fare ancora questo giro. Ah, facciamo una cosa, saperlo. Facciamo una cosa non troppo onesta, ovvero abbandoniamo la partita e la ricarico, visto che ho fatto una bella cazzata. Resident Evil Zero. Ripartiamo da qui. Ripartiamo da qua. Da qua, ok. Vado direttamente su. Avevo lasciato delle cose. Ho fatto dimenticarmene, cazzo. Allora, intanto. Chiudila. Chiudiamo questa preview qua. Continuiamo. Postazione, aspetta che chiudo, visualizza commenti, no, dove, come si fa? Ah, impostazioni avanzate,
No, ora lo tolgo questo. Ah, figata! Hanno messo che si può anche... Bellissimo, pronunciare i commenti vocali. Ok, tanto da qua vedo lo stesso se qualcuno scrive, perché sono con la chat del Twitch aperta. Non capisco perché lo streaming è diventato accettabile, però sti cazzi, a un certo punto non posso fare miracoli. Allora, abbiamo detto, eravamo qua. Rebecca e Billy. Billy sta crepando. Ma secondo me possiamo provare a rischiare però. Non voglio rischiarmi. Ok, ah, qua abbiamo anche la piantina rossa. Prendi, prendi. Questa mi serviva perché la vado a combinare, perché solo Rebecca può combinare. Perché? Cazzo. Brutta cosa questa. Ok. Abbiamo una pianta rossa sul groppone. Questo non era uno dei soliti trucchi, no, eh? Soliti, quello che lo clicchi 70 volte esce come Resident Evil 1, no. Salire le scale. Mi ricordo adesso qua avevo tirato giù quel cazzo di scorpione, l'avevo tirato giù malissimo. Infatti, Madonna, che casino ho fatto qua. La grafica però è bella fluida, meno male. Quindi qua dove ho sprecato 750 milioni di colpi e avevo abbandonato anche cospicue cose, direi che si può tornare qua a vedere di raccattarle. Se no, la nostra avventura a Resident Evil finirà in breve tempo. Qua c'è una melma di merda. Entriamo qui. Ok. Oh, perfetto. Allora, con Billy prendiamo subito lo spray. Fanculo, potevo usarlo direttamente, vabbè. E usiamolo. E Billy è tornato tra di noi. Insano di mente. Poi abbiamo un fucile pomposo, un inchiostro che prendo con Rebecca così lo vado ad aggiungere a quello che già ho. Ora, Billy, cambia. Billy, tu mi passerai qualcosa tipo i tuoi colpi. Tutti. Nessuno escluso. E ti acchiappi il pompone. Eccolo qua. Bella lì. Quella porta non mi piace. Non è che mi tende qualche tranello? Che non posso portare oggetti con me? Oh signor, se le è successo. Ah, cazzo. Madonna. Abbandoniamola qua. Ok, si può proseguire, direi. Rebecca. Ok, ora che abbiamo comunque ripreso un po' vita, possiamo andare direttamente. Io andrei direttamente in cucina.
Sì. Ah, sto morendo. Mi è caduto tutto. Direttamente in cucina, ma andiamo. C'è un grosso squarcio nel soffitto. Bah, direi perspicace. Questo si alza, qui non c'è nient'altro. Serve la scheda, va bene, allora direi che è arrivato il momento di andare di là. Non fare scherzi te. Qui c'è dentro qualcosa, vediamo un po'. Prima che ho abbandonato robe simili in giro. Ah, questa è la stanza salvataggio. Io comunque me lo l'inchiostro lo porterei. O lo lasciamo qua. Tanto alla fine per salvare per ora devo venire qua. Io abbandonerei l'inchiostro. No, perché non me lo fa lasciare? Dai, non dire cazzate. No. Ah, ecco. Lo lasciamo qua in terra, tanto poi qua ci dobbiamo venire. Senza dubbio. Direi. Ma io se voglio vedere i commenti della gente, cosa vuol dire? PlayStation visualizza commenti. Non funziona. Zio buono. Vedere. Clicco così. Clicco di qua. Ok. Ah, perfetto, perfetto. Ok. Ah, questo l'abbiamo già vista. Ok, possiamo uscire. Niente, dobbiamo andare direttamente di là e proviamo ad aprire la botolina e scendiamo. E auguri figli maschi, secondo me. Ah, io farei questo. No, ho sbagliato. Metterei Billy in attivo. Perché sennò va a sparare ai tizi. E non mi serve che spari ai tizi adesso. Deve solo correre di via. Vediamo se ce la facciamo. Il cazzo. Ma si deve... No, Billy, devi sparare. Boh, andiamo. Porca merda. Sicuramente nella fretta gli avrò detto di rimanere là. Infatti, porco cane. Arrivato? Dai. Bastardo, si è mosso subito. Poi è troppo rischioso, meglio che gli sparo. No, no, no! So, ma tu? Che aiuto mi dai? Che aiuto del cazzo mi dà? Via. Via. Ok.
Super Billy, super aiuto proprio. Qua è chiuso? Sì. Va bene, allora è il momento, qua c'è un pannello, bisogna di un utensile per aprirlo. Direi che ce l'abbiamo, no? Billy, eccoti, Billy, c'hai la pistola, cazzo scarica. Perché non... Ok, allora. Cosa facciamo? Ce la rischiamo con tutti e due? Io direi di sì. Equipaggia questo. Entrare, ok. Oh cazzo. Ah, è un passaggio proprio easy, così. Oh merda. Morti? Porca vacca. Ah, se non eravamo iniziato bene. Ok, spray prenderei che serve. E munizie per il pompone. Ok. Cazzo c'è qua? Cani morti, ok. Qua c'è un collare. Ho capito questo cosa serve. Andiamo Rebecca. Dovrebbe avere spazio Rebecca. Sì. Usiamo Rebecca e lo raccogliamo con lei. Questo qua, ti dico io dove va, vediamo se lo possiamo già mettere. Esamina. Un anello d'oro finemente casellato. Quindi lo possiamo, secondo me, andare a combinare. Dove cazzo stai? No! Combina. Eccolo qui. E infatti ora ne ho ficcato dentro uno. Ma non lo possiamo ancora aprire, ne manca un altro. Porco. Tuo cazzo di kerosene qua, kerosene giusto sarà? Tanica di carburante. Prendiamola. Qualcosa servirà. La porta adesso è aperta, perfetto. Devo aprire un attimo Facebook. Porta adesso è aperta, perfetto. Rampino appeso alla parete, per usare tirare la leva per sbloccare. Quindi Billy. Ah, ho capito. Allora, compagna di squadra, rendi in solo. Ok. Mettiamo Rebecca qua. Billy qua, Billy attiva. Ok, ora al volo cambio.
E uso Rebecca. Manutenzione del rampino. Questo dispositivo va utilizzato esclusivamente durante l'ispezione dei tetti. Fuori dalla piccola finestra, e ci serve. Una sola persona alla volta. Però più di 80 kg si può spaccare. Ok. E qua cosa c'è? Qui c'è un freno a mano. Ti serve una scheda magnetica. Ok. Let's go. Va bene, abbiamo il rampino. Possiamo andare con Rebecca, direi. In tutto ciò non ho ancora trovato una cazzo di cassa per mettere via gli oggetti. Questa cosa non si può fare. Oh! Ma guarda te, se mi devo cagare sotto. Hai guadagnato un trofeo, ti sei pisciato nelle mutande. Affanculo, va. Ma che cazzo è sto oggetto? Cosa faccio? Le granate faccio. Lasciamolo qua. Un sacco di bottiglie. Sicuramente farei le molotov. Proviamo a vedere. Magari se abbandono. Minchia, mi sono cagato addosso. Vaffanculo. Abbandoniamo un attimo i colpi. Se vediamo cosa succede. Io prendo la bottiglia. Ok. E faccio. Tac. Combina con questo. Oh shit. Dove ho messo i colpi? Oh, non facciamo cazzo scherzi. Ah, ecco. Ok, quindi abbiamo Rebecca, che non è praticamente una bomber adesso. Ho di tutto e di più. E Billy, c'è un cazzo. C'ho solo il pompone. Ok. Sopra non c'era un cazzo da usare. Nella piccola finestra, avevano detto, quindi qua. Mi ricordo in quale di questi scompartimenti c'è la piccola finestrella e proviamo a usarla. Però uno solo può usare la finestra. Fanculo, sta cazzo di nuova telecamera però è comoda ma non sempre utile. Dovrebbe essere qua la finestra, vero? Eccola. Attraverso la finestra scorge una scala rotta. Tanto siamo a tre che guardano il canale, quindi benvenuti a tutti. Ok, però io direi che posso usare questo. Hop. Eccolo qua. Ma sale da sola Rebecca? Che cazzo. Billy non sale?
No, cazzo di cane. Lasciamo un attimo Rebecca là, voglio vedere cosa succede se vado su di qui. Ah, c'è solo della merda melmosa. Vabbè, meglio lì che qua. Oh. Ma può andare solo qua? Non va oltre. Ah no, andiamo solo in questo buco e quindi entriamo nel buco. Speriamo. Oh, sembra che ci sia un vagone passeggeri sotto. Ecco. Calarsi, però aspetto un attimo prima di calarmi. Ho spazio? Non ho spazio. Vabbè, ora vediamo come fare. Oh, vai giù, rompere il cazzo. Questo è un coltello normale. Foto di madre con un braccio di bambino, ma chi se ne fotte? Questo è un coltello normale, uno di quei coltelli come Resident Evil Rebirth. Coltello normale. Ecco. Porco cane, porco. Che cosa c'è lì dentro? Qualcosa. Allora, proviamo a abbandonare qualcosa. Abbandoniamo un attimo questo. Abbandona il rampino, poi lo riprendiamo. Perché ho paura che senza il rampino poi. Però, vediamo. Portagioie. Sicuramente nel portagioie lo posso aprire, e se lo apro magari troviamo l'altra parte di quella cazzo di valigetta. Vediamo, infatti, vediamo. Se me lo porta gioie, se lo porta gioie, aprirla. Eccolo lì. Perfetto. Dimmi che ce l'hai tu la valigetta, brava. Ah, cazzo. Combina. Tac. Usa. Esamina. Apri. Vediamo cosa troviamo dentro. Qualche carta sicuramente. Qualche tessera magnetica. Infatti, eccola qua. Scheda blu. Scheda blu della security. Ma non. Porca Eva. Ma per zoomare. Ah, eccolo qua. Jimmy Lewis. Vagone locomotore. Quindi quella che c'è dietro. Ripigliamo il rampino, direi di sì, non lo abbandonerei qua secondo me. Ok, andiamo di qua. Le foto ancora. Ah cazzo però. Merda, cosa sta succedendo? Ah, dove ho lasciato Billy? Fantastico. Pensavo fosse al sicuro, invece l'ho lasciato proprio dove si schiudono le uova. Perfetto. E quindi mo? Cosa succederà? Fa aiuto. Che schifo. No, Billy, non fare cagate.
A parte che c'è una pustola sul braccio, che schifo di merda. Usiamo Billy. Dammi il... Che schifo, mi ha infettato. Vabbè, andiamoci da Rebecca, perché sennò... Ok. Ma c'è solo una... una via? Cioè, nel senso, c'è solo un... Ah, qua dove sono arrivato? Forse questa è la stanza da dove sono arrivato con Rebecca, vero? Sì, era questa, no? Sì, perfetto. C'è il coltello, non ce la facciamo una mazza e cambiamo stanza. Allora, di qua... No, cazzo, ste cazzi di telecamere. Quindi di qua cosa c'è? No, però, non ho... Sono in giro col coltello come un povero coglione. Ah, guarda qui che stanza di merda che è. È quella dove c'è la piantina. Ok. Ok, ok. Allora. Rebecca. Come sei messa? Sei piena di roba, immagino. Ok. Quindi. La piantina può rimanere a farsi benedire qua. E ce ne andiamo. Ok. Olle. Seguiamo e seguiamo di qua. Andiamo direttamente giù, andiamo, vediamo di far veloce. Tom, ta, tom, 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 tom. Giusto, sì. Ah, proprio qua, perfetto, direi. Sicuramente mo lo stronzo che è seduto si alza. Che no? Ah, ecco. Non alzarti, ti prego, non alzarti, non hai più bisogno di questa carta, dove buttare, sì, non alzarti. Madonna, si alzerà comunque quando tornerò. Aia, ulla, salti dell'ombrella. Understood. This does not Wesker and Birkin. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Che schifo. Ottimo, noi abbiamo niente lì. Non hanno tipo delle munizioni?
Cioè, sono dei soldati. Dove sono andati i mitra? Cristo. Vabbè. Non lo so, avevo i mitra. Che cazzo. Qui cosa succede? Oddio. The train will have a derailer crash. I gotta stop this thing. Oh, e quindi che cazzo dobbiamo fare? Manuale del funzionamento dei freni. Utilizzando il pannello di controllo, le seguenti tre operazioni sono necessarie per il funzionamento dei freni. Passo 1. Attivazione del pannello di controllo. I pannelli del controllo sono situati nelle seguenti aree. Scompartimento del macchinista. Dove siamo noi? Cabina posteriore del quinto vagone. Per attivare l'assistenza è necessario inserire la scheda magnetica del dispositivo situato nel quinto vagone. In questo modo verranno alimentati entrambi i freni di controllo. Passo 2. Quindi uno sta di qua e l'altro deve correre di là. Spettacolo. Inserimento del codice della cabina posteriore. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nella cabina posteriore per disinnestare il congegno. Dopo questo codice... Passo 3. Inserimento del codice del macchinista. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento del macchinista per il... disinnestare la chiusura. Dopo il completamento di queste tre operazioni... ma capite, ma il codice? Chi cazzo rimane indietro? Andiamo con Rebecca? Facciamo l'eroe, fino in fondo. Over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when... tutto. Allora, fermi un attimo. Ho posto, sì. Quindi prendiamo la tessera. Se di questa non si può. Ah, Figaro, le munizie. Porca merda, questa cazzo di inquadratura. Vabbè, a massimo l'abbandono strada facendo il rampino, va. No, state fermi. C'è modo di attraversare il vagone? Sì, salendo, no? Dovrei far prima evitare anche un botto di mostre, forse, di qua. Vediamo. Dovrei, quantomeno. Ah, ste troie. Oh. Figa che dribbling la Ronaldo, cazzo.
Questo l'ho preso in culo, volevo dribblarlo. Invece una minchia. Porca puttana, ho sbagliato strada. Ma no, ma sono un handicappato fotonico. Ma guarda te che pirla che sono. Sono sceso ad andare di là, invece sono entrato in... Ah, che nervoso. Cazzo, va. Ma ci lascio le penne qua, eh. Oh porca vacca. Sì, ho spanato e mo... Ah, qua muoio. Ho sbagliato, cazzarola, guarda te. Cosa succede adesso? Edward. Edward! No! Stop! Don't come any closer! Cazzo! Edward, caga minchia. Oh merda, sei stato l'altro. Guarda te. E qua. Figo, ma non ho molto tempo, eh. Ma il codice? Zero 67. Puoi usare per suonare il freno. Cosa? Devo fare 51 più 9, 60, 7. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Oh cazzo. Figa. 9, 18. 27, 27, 28, 29, 30, 32, 3, 4, 6. Non male che sono le tabelline.
Rebecca! I'm here. Are you all right? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Oh cazzo, un momento di respiro. Allora, come siamo messi? Tutti di merda, eh? Però Rebecca è messa più di merda. Usa. Abbiamo solo una cazzo di molotov. Usiamo Billy allora per andare avanti. Qui c'è la pianta rossa e un coltello. Cosa facciamo? Beh però non lo so. Biglia del posto, devo prendere almeno la pianta rossa e tramona verde. Raccoglila. Facciamo il composto. Le acque delle scuole e vanno lontano. Chissà quanti cazzo di ragni troverò mo. Pericolo, accesso riservato, momento personale autorizzato. Spettacolo. Niente ragni? Si deve scappare. Wow. Ero convinto. Saranno qua? Oh figa. Cazzo, i video però se non fanno niente cagare, ma potevano almeno metterli un po' a posto. Eh sì, è proprio lui, quello che hai visto sul treno. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ma chi cazzo è sto qua?
Il Messia. Warang di Tekken, uguale. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Wesker, ti hanno sgamato fin da Resident Evil 0, ti avevano già sgamato. Va bene, quindi siamo in questa merda. Questo cammina a stento. La botola, da dove siamo arrivati. Stavo per dire, mo ci manca solo che non troviamo un cazzo di... di inchiostro. Mi direi che qua si salva. Pianta rossa con pianta verde. Da 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 da. E le munizie. Da 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 da. Me le mangi subito. Da 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 da. No, sono un coglione. Le ho fatte mangiare a Rebecca. Dio spettinato. Farle mangiare quell'altro pirla qua. Porca merda. Vabbè. Altra. Gli inchiostri che ho preso sul treno, persi. C'era per terra di tutto tranne gli inchiostri. Vaffanculo, a. Atrio, ok. Quindi, perciò per cui, che fammo? Inchiostri, lasciamoli qua. Abbandona. Yes. E anche, presumo, un rampino di merda. Quindi Rebecca è completamente scarica. Billy, coltello, pistola. Non lo so. Pensiamo che Billy usi il fucile, gli lasciamo giù la pistola. E il coltello sulla porta. Abbandona. Ok. Poi vediamo. A parte sono diventato un pirla, ma porca merda, ma si può. Ok, abbiamo salvato. Dove cazzo andiamo? Ah, c'era qualcosa per terra? Ah sì. Allora, questo ovviamente è chiuso. Cosa dice? Dice le spade dei cavalieri sbarrano la strada della porta. Ok. Allora, è anni che non gioco più. Però mi sembra di ricordare che se andavo in questa stanza già iniziavano i cazzi. Perché se non ricordo male, da qui in poi c'è quella specie di mostro che si trasforma in Marcus che mi segue. E se andavo in quella stanza lo beccavo subito. Mi ricordo questo, perché bestemmiavo sempre. Questo è un dipinto. Forse il dipinto era da aprire in qualche modo. Qualche porta nascosta. Statuine da mettere su sicuro. Questo dipinto l'olio raffigura due amanti, ma non credo serva a niente. Vediamo se c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. La figura anche questa due amanti. La porta è chiusa, ma non sembra esserci alcuna serratura. La superiore ha inciso un'immagine dell'orologio. Ok. E questa invece dice chiusa a chiave dall'altro lato. Spettacolo. Oh, qua questa è aperta. Qua, se non ricordo male, era una sala videoconferenze. Vediamo un po'. Se mi ricordo bene, mi ricordo bene. Non sembrano esserci mostri.
Hola. Billy, qui c'è un giochino per te. Ok. Cazzo, qui c'è un altro inchiostro. E fai qui il nastro di inchiostro, scemo. Vediamo un po'. Dai che magari mi nascondo qualcosa. No, non voglio salvare. Mannaggia la vacca. Abbandono qua, sì. Anzi, ripiglialo e lo portiamo giù. Cerchiamo di essere metodici. Cerchiamo di portare l'inchiostro insieme agli altri inchiostri. Giusto, l'ho preso però. Sì. Perché se no poi faccio confusione, li perdo in giro e non so più dove cazzo li ho messi. Qui non c'era un coso che si poteva attivare. Uno si attivava. Forse non ora. Ma no, andiamo un po', li ispezioniamo un po'. Si può fare un cazzo qua. Casa della Bose. Infatti vedi qua ci sarà qualcosa. Security system locked. Per favore inserisci un system disk. È necessario avere un disco di sistema per avviare il sistema. Vabbè. Ok. Classica cosa. Ok. Prima di andare a ispezionare andiamo a riportare l'inchiostro giù. Secondo me è una cosa buona e giusta. Questa? Ah, yeah, questa si apre. Ho paura. Madonna. Oh, occhio dietro. Ah, sono dei soldati questi comunque, porca troia. Figa, sta morendo. Figa, perspicace come sempre. Porca troia, è chiuso, la porta è decorata nel simbolo del fuoco. Cazzo. Cazzo di posto è? Possiamo andare subito giù di qua. C'è una porta. Non mi piace questo posto.
Batman, come sprecare colpi, testa di cazzo. Billy, hai rotto la minchia però. Però, giustamente. Andiamo avanti con Rebecca, perché se mi morsica qualcosa sono nella cacca più totale. C'è una statuina da andare a posizionare. Questo che cazzo è un altro fucile? Tanica la possiamo prendere, secondo me potrebbe funzionare ancora. Fucile. Mi sono riempito di oggetti per adesso, vero? Infatti. Però questo fucile... fanculo. Questo fucile tiene addirittura 2. Cioè no, tiene 7, non 2. Scambio. Andiamo al fucile. Ok, andiamo avanti con 2 colpi, però... La statuetta è da prendere subito. Saliamo? No, io andrei subito a mettere le la statua. Si alza a colpirlo, ero convinto di sì. Ma si alzerà prima o poi. Andiamo a piazzare una statuella. Ma più qua. Cosa dice questo coso? Allora, c'è scritto qualcosa alla base. Quando il bene e il male saranno in equilibrio, un nuovo sentiero si aprirà dinanzi. Beh, dai, classico direi. Questo è il male. E lo mettiamo di qua. Olà. Io sto rischiando grosso però col Billy messo così, eh. So che è azzardato, ma fare un altro salvataggio. Guardate, se dovevo sbagliare a usare la piantina, cazzo di cane, salvare, sì. Dai, dai. Rimettiamolo giù e lo facciamo, abbandona se Billy abbandona, teniamo 2 colpi così, però è inutile, cioè avere 2 fucili, cazzo me ne faccio. Proviamo a salire quella scaletta là. Punte, ma vabbè.
Oh madonna quanti sono. Ma non spari. Non spara per di qui, perché non spara il testa di cazzo. Perché giustamente non gli ho equipaggiato l'arma. Cristo santo. Ha ragione pure lui. Madonna, sia lodato Gesù Cristo. Una a me. Salta non seguo, una a te. Usa subito. Devo mangiarla subito. Guarda in attenzione con entrambi. Che porto aperto. Ah, ma va. Spettacolo. Ho fatto un giro di merda per niente, praticamente ho sbloccato una porta. Vabbè. Tornerà sicuramente utile. In qualche cazzo di fuga. Ah, vediamo la pianta rossa. E combino le. Boh. Mo. Oh, andiamo avanti a guardare là. Alzerà, però poi me lo mette in culo questo. Sicuro come l'oro. Ah, abbiamo già finito di passare. Guarda che mi frega, guarda che mi frega. Me lo sento, prima o poi mi salterà addosso. Voglio. Quindi in alto è tutto bloccato.
Dove cazzo vado? Per forza di qua. Che due coglioni. Adesso qua diventa un macello da qua in poi. E il game over sarà dietro l'angolo praticamente. Come sto messo spazio? Questa è praticamente vuota. E tutto sommato. Beh, la spazio sto messo. Non ho un cazzo per curarmi. Spettacolo, beh. Controlliamo le porte sopra se sono. Ce n'è una aperta o chiusa sopra. Io mi ricordo che se andavo lì succedeva un troiaio. Oh, questa è aperta. Vediamo cosa succede qua. Che cazzo è? Ma queste stanze super silenziose non piacciono. Dice di raccogliere qualcosa, non so cosa sia, ma sarà sicuramente qualcosa che farà scattare una qualche minchiata. Dipinto di un cavallo al galoppo. Un cammino piuttosto vecchio, è rimasto esattamente qualche traccia di cenere. Però forse possiamo scendere il cammino con Billy che ha l'accendino, eh? Direi di sì. Ok, qua c'è un coso. Allora, leggiamo quello che c'è scritto qua. Avviso al personale, documento piuttosto adattato, buono, perdere il contatto leggibile. Vaccino, gentili infettivi, saranno trattati regolarmente, entrambi. Ok, il codice di accesso è 8 e 15. Non c'è su niente. Metterei pausa un secondo io. Pausizziamo un attimo, eh.
Andiamo con l'ultima parte, va. Vediamo che cosa riusciamo a combinare in questa ultima parte. Lì c'è qualcosa che sicuramente non andrà a prendere. Ma io proverei a usare Billy su questo caminetto. Cioè, scusami. Cosa che è uscita. Che cos'è? Una manovella. Che strano, eh? Ci facciamo con sta manovella? Colpi. Puttana la merda. Non è una cosa figa questa, per niente. Qualcosa, una tessera, forse è il disco là. Prima di prenderlo, ma questo coglione non mi piace. Infatti, l'anziano ha una candela in mano. Questo ci condurrà alla verità.
sicuramente devo illuminarla. Oh, una mappa, questa è utile. Un attimo. Scaffale continua la selezione di libri, non c'è niente di interessante. È un organo utilizzato dal sensore. E quindi va la manovella, no? Eccola. Qualcos'altro. Un cazzo di inchiostro. Aspetta un attimo a prendere questo inchiostro. Una macchina da scrivere. Ok. La porta è ovviamente chiusa. Usiamo Billy e l'accendiamo. Però. Hop. Hop hop. Dai, non mi rompere il cazzo, non ci voglio. Ma scusa, ma l'accendino funziona o è scarico? Ma davvero? Ah, è consumata. Cazzo, e quindi se. Niente, se è consumata, un culo ce l'ho. Microfilm. Ci faccio un microfilm. Siamo nella cacca cacca cacca. No, cazzo, devo fare il contrario. E là, ciao. Credo che stai per assistere a un game over in questo momento perché... sono sicuro che se vado sopra con Rebecca nel culo lo prendo. Guarda, sono su senza colpi, puttana la vacca. Porco due.
Ma vuoi prendere questi colpi o no? Oh. Sì, infatti, guarda, ma che culo combina con la pistola. Giusto questo c'ho, con queste cavallette fotoniche. Non so neanche se è giusto il fatto che io mi sia andato di qua, però con le cavallette che cazzo faccio? Ah vabbè, stiamo scherzando veramente. Fammi rivedere se riesco a quantomeno raccattare su qualcosa perché. Oddio. Questo ingranaggi devono far parte di un orologio. Sapevo io. Oddio, un orologio dall'aspetto solido. Sul pulsante manca la lancetta dei minuti. Ho capito. Devo trovare la lancetta dei minuti e mettere l'orologio su 8 e 15, che era quello che. Addio, aiuto! Da fermo lì. Guarda, no, su Res 0 l'ho preso su Play 4. Infatti, come puoi notare da questa cosa qua che sto per metterti. Ti sto leggendo comunque da Twitch. Aspetta. Come noti dal fatto che vedo le tue cose, questa è la Play 4. Invece l'altro, l'uno, ce l'ho preso sulla One. Sto streamando con. Porca troia. Con il coso della Play perché non mi funziona l'elgato. Almeno l'elgato funziona. State fermi lì. Mannaggia la vacca. L'elgato funziona. L'acqua è pulita, ma il fondo è coperto di sporcizia. Però non riesco a streamare bene, continua a bloccarsi il rendering. Orco 2, voglio prendere quella pianta rossa di merda, ma la telecamera mi impedisce di prenderla. Guarda te. Oh! No, vabbè. Ma che sto per morire per prendere una pianta rossa del cazzo. Oh, ce l'ho fatta, alleluia. Usa. Combina con questo. Beh, ora preferisco anch'io la. Madonna, no, che brutto questo posto. Preferisco anch'io la Xbox One, la Play 4. Però questo gioco qui ho deciso di prenderlo, non so il perché, sulla Play 4. Che cazzo è qua? Anche perché non ho molti giochi sulla Play 4, ne ho un fottio sulla One, ne ho veramente tanti. Sulla Play 4 non ne ho tantissimi, quindi volevo quantomeno sfruttare un pochino. Mica posso sempre aspettare solo The Last of Us. Quindi se vuoi aggiungermi anche sulla One, anzi ti scrivo anche la mia gamer tag sulla Xbox One, così ci siamo. Eccola. Tieni qua. Che giochi hai per la One? Cazzo c'è lì dentro? La gabbia trovo pesante per sollevarla, quindi dovrò sicuramente lavorare con.
Ah, FIFA 16 ce l'ho anch'io, beh, è chiaro, non si può non avere FIFA 16. Allora, qua la vedo grigia perché... catena. Ok, là. È dispositivo per il rivolgimento della catena. Azionare il dispositivo? No, un momento. Allora io ricordo che qua Hardline tra l'altro ce l'ho. Ecco, Hardline è l'unico gioco che ho sulla Play 4, però comunque ce l'ho anche sulla One, essendo che sono abbonato alle EA Access, quindi me l'hanno dato il regalo. Qua io mi ricordo che usciva un super cazzosissimo mostro, ma siccome sono da solo con Rebecca, so quanto mi conviene provare a parte che mi dirà che non potevo farlo. Orco 2. Ho visto, mi è arrivata la notifica su Windows 10. Cazzo. Un botto di persone mi hanno aggiunto come amico in questo momento. Ottimo. Allora, c'era che cazzo c'era un lanciagranate là. Oh, che sta succedendo? Ma è gratis da questo mese o c'era già da prima? Dopo faccio un giro, me lo scarico. Aspetta. Ah, vedi che odio questo gioco. La te. Ah, non si può giocare con questa telecamera di merda, però. Ah, tipo League of Legends. Ah, figo allora. Porco cane. C'era un orologio lì. Si torna con l'ho sbloccata. La porta adesso è aperta. Andiamo dove sono andato. Ma va. Tipo League of Legends. Cazzo, non sai che non l'ho mica visto. Adesso me lo vado a vedere. Ma perché c'erano ancora gli zombie qua? Cazzo. Minchia Ronaldo. Ah, ho fatto solo la storia su Hardline. Come FPS gioco. Ultimamente sto giocando solo a Rainbow Six. Come FPS. Ho giocato a Battlefield 4. Ho giocato tanto a Battlefield This way. Roger. 4. Ok, ma ci siamo riuniti. Siamo tutti contenti. Siamo messi di merda. Però, tutto sommato, abbiamo raccattato. Una statuella. Vai. Quindi? Allora, guarda, io li ho tutti e tre. Vabbè, Rainbow Six è fichissimo, nel senso che è un FPS vita singola, quindi su console non sono poi tantissimi. Tutto di squadra, devi avere per forza gli amici che giocano, altrimenti in singolo non ce la fai. E quindi è figo. Un po' diverso dai soliti. GTA Online è wow. Ci sono altre parole da definirlo. È veramente wow GTA Online.
e ovviamente anche la storia è strafica. Destiny è un bel gioco, però con me caschi in mano, nel senso che l'ho comprato insieme a degli amici che però non mi hanno aspettato, diciamo che loro avevano molto più tempo di me di giocare, non mi hanno aspettato, e Destiny è un gioco che è godibile se lo fai con altre persone, perché comunque è una specie di online massive RPG, anche se fatto in FPS, non so come spiegarti. E non aspettandomi, loro sono saliti di livello, e se non stai sincronizzato con i livelli Destiny puoi fare poco, e allora vaffanculo, mi sono rotto le palle, l'ho lasciato lì. Scusa un attimo, ma se io levo la statuetta di destra, la raccolgo. Ma non posso portare oggetti perché sono pieno. Allora aspetta, fammi passare questo. Sì, guarda, allora se c'è il gioco di squadra Rainbow Six, ma vai proprio sul sicuro. Anzi, credo sia uno dei giochi top. Voglio vedere questo The Division quando esce. L'ho provato a Games Week, non mi aveva però entusiasmato tantissimo. Però alla fine so già come andrà a finire. Che lo pigliamo. Dobbiamo scambiare le statue, visto che non andavano bene. Ma perché cazzo non me lo fa mettere? Spostare di qua. Ah, aspetta, non è che magari devo esamina togliere l'ala. C'è una incavatura sul retro. Cazzo, è qua? Ma come cavolo si fa? Esamina. Oh, non riesco a capire cosa cazzo devo fare con queste statue. Allora una la metto e la vado a posizionare qua. Ma se io invece volevo mettere l'altra qua, porca merda. Sì, dai, togli. Ok. E se volessi mettere questa? Ah, me la metti di là. Ah, Far Cry nuovo, ho letto che dovrebbe essere figo, quantomeno strano, perché è tipo preistorico. Aspetta che devo leggerti dal PC perché non riesco a leggere tutto quello che hai scritto. Sì, esatto, bravo. Perché qua sulla PlayStation non riesco a leggere proprio tutto quello che scrivi. Perché non riesco a calibrare questa cosa? Vabbè, ora possiamo andare però in due. Io ti dico che prima di andare ovunque devo andare, vado a salvare, perché secondo me... la cosa si sta facendo un po' troppo lunga. Allora, qua abbiamo... Link Ribbon c'è? Sì, eccolo qua. Chiapalo. No, la pistola, cazzo. Potevo abbandonare l'inchiostro a un altro punto, eh. Ok. E vai. Salva. Vai, sovrascrivi, tanto va bene. Non sono andato male.
Allora abbiamo un lanciagranite, un fucile con quanti colpi? Beh, con 12 colpi, un cazzo di coltello e 15 colpi di pistola. Siamo messi bene, no? C'ho niente praticamente, cazzo. C'ho niente. Questo e io ti do questo. Dammi questo, perché secondo me succede qualcosa di brutto. Secondo me la vedo dura qua, eh. Allora, mo abbiamo Billy e sicuramente Billy potrà girare sta cazzo di manovella. Azionare dispositivo, sì. Rebecca non può muoverlo, esatto. Ma guarda, se guardi il mio canale Twitch vedrai un sacco di live, tra l'altro molte anche su Rainbow Six, fatte insieme agli altri di squadra. Ne facciamo tanti, cioè ne faccio quando ho occasione. Non ho una buonissima connessione, quindi ogni tanto sono costretto a non farle perché mi casca o mi lagga il gioco in sé. Però tipo in questo caso l'offline la faccio. Le live le faccio comunque di sera. Di sera non le faccio di giorno perché A, lavoro, B, comunque nella prima serata starò comunque con la donna. Di conseguenza le live le faccio sempre un po' serali, però sui giochi ci sta abbastanza. Se mi metti il follower poi lo vedi anche quando mi collego. Mi piacciono i giochi questi, tipo Resident Evil piuttosto che Dying Light, le cooperazioni, i giochi cooperativi o Final Fantasy, quelli online li faccio, quindi facciamo cose carine. Poi le live che facciamo le facciamo tutti con le chat vocali, quindi tipo anche con gli altri, senti anche conversazioni con gli altri, abbastanza carino. Quando giochiamo a Rainbow Six, infatti, è pieno di madonne che vengono tirate, o a FIFA. Già messo il follow, grande, grazie. Mi dico. Attenzione, una chiavetta, e qua arriverà qualche cazzo. Eccolo. Ste cazzo di formiche, ma che cazzo è un granchio? Che cos'è? Un'aragosta. No, beh, Call of Duty non piace. Aspetta un attimo, devo uccidere questa aragosta. Aspetta un attimo. Ho capito. Lobster roll qua, facciamolo fuori. Aiuto. Molla Rebecca, pezzo di merda. No, si è scaricato. Fuck. Aiuto. No, non ucciderla. Pezzo di stronzo. Non mi piace Call of Duty, quindi vai proprio tranquillo. Non la farò mai. Un trofeo, molto bene. Sicuramente non lo vedrai questo. Probabilmente mo verrà fuori un trofeo e vedrai una scritta del cazzo. Ora voglio controllare, vediamo. E infatti, merda.
Allora, siamo messi di merda. Abbiamo 3 colpi per il fucile. Rebecca ha solo 15 colpi della pistola. Che dire? Non potevo chiedergli meglio. Però abbiamo trovato questa chiave. Questa è la chiave col simbolo del fuoco. Quindi possiamo andare in cucina e aprire una porta nell'atrio anche, se non ricordo male, c'era il simbolo del fuoco. Queste porte sono chiuse e sti cazzi. Io sostengo però che nella sala dove c'erano le formiche là, avrei potuto prendere io le madonne, le sto tirando già ora. Tutto nella norma, quindi. Ok, stai qua ferma. Vado io a prendere i colpi del fucile. Pezzo di merda. Ok, facciamo entrare Rebecca. Follow me. Yeah. Cammino non si può usare. Oh, ma sto accendino, che cazzo ti serve, Fideo? Dipinti su dipinti, questi dipinti non scandano, stanno anche niente. C'è un cazzo. Qua è il simbolo dell'acqua, se non ricordo male, esatto. Di qua, quindi abbiamo quell'orologio là senza le lancette, devo trovare delle lancette. Però ho trovato la cosa del fuoco. Posso aprire qualcosa qua? Sto di merda, mi conviene salvare ancora, perché il game over è dietro l'angolo veramente sto giro. Dai, prendi sta cazzo di cosa. Quanti ne ho? Qua ne avrò ancora 2 se non sbaglio. Vai, numero 5, perché ho giocato un po' di merda questo. Comunque Matic, se ti fai qualche live ti metto il follow, ti seguo ogni tanto. Abbandona. Non lo so, non so cosa tenere, cosa abbandonare. Vabbè, non lo so. Proviamo ad andare così. Vediamo cosa succede. Ecco, che cazzo è che si è alzato di nuovo? Vabbè, lo fanno apposta sti pezzi di merda però.
testa, guarda. A fare in culo, va. Entra subito. Cazzo di posto. No, io ho proprio l'Elgato HD, ho proprio la scheda d'acquisizione, quindi uso quella. Però ripeto, non so, probabilmente devo avere qualche applicazione nel portatile che si auto starta e non riesce bene a fare il rendering, quindi o abbasso di brutto la qualità e fa cagare. Perché all'inizio non era così, cioè streamavo tranquillissimo con l'Elgato. Anche prima ho provato, dice che ha delle difficoltà a fare il rendering a 30 fotogrammi al secondo di chiudere delle applicazioni. Non capisco che cazzo devo fare, anche perché comunque ho fatto lo speed test e va un upload quasi un mega. Quindi non capisco che cazzo ha. Se no comunque con la One c'è anche l'app dell'Xbox, solo che l'app dell'Xbox non permette il chat vocale con gli altri, invece con l'Elgato lo posso fare tranquillamente. Allora, posso fare un po' di molotov qua, combino. Bam. No, ma sicuramente è il problema di computer. Devo vedere cosa mi sia successo al PC. Tutto qua. No, ma cosa ho preso? Perché non guardo cosa ho preso? Liquido per acce... Ma non è che non andava. Guarda, che è un'ora che io giro e guarda che questo non va. Combina. Se è così mi incazzo. Ma io mi incazzo. Ecco perché non andava una minchia. Spezie e condimenti piuttosto rari. Ora la domanda è, con l'accendino che cazzo ci facevo? La candela, ora faccio il bravo. Guarda, tutti lì, guarda tutto quello che vuoi. Il mio profilo è pubblico, quindi no problems. Io devo cercare di... E due... Qual era l'altra porta col fuoco? Ah, sto gioco mi manda sempre a male, perché poi mi scimmio sempre io a Resident Evil e va sempre a finire così di merda che dopo... Oh cazzo, mi piglio bene. Ti abbandonerei un attimo. Cos'è? D-A-R-B. Dov'è che l'hai visto?
candela era consumata. No, 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 non fare sta cagata. Figo, massacrato tre. Ce l'hai tra gli obiettivi? Un gioco pixelloso. Ma degli obiettivi della Xbox One? Ah, ho capito forse cos'è. Era un gioco che... un gioco pixelloso. Sì, 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 ho capito cos'è. Era un gioco che avevo per la One e adesso non ce l'ho più. Cosa ho fatto? Adesso non ce l'ho più quel gioco lì della One. Ho capito che gioco è, sì, sì. Sì, sì, l'avevo... ci avevo giocato pochissimo perché non mi era piaciuto. È una specie di sportivo cooperativo online, ma non era niente di che, anzi, non mi era proprio piaciuto per un cazzo. Lo davano tipo in regalo con la One, se lo prendevi. Perché devono sprecare i colpi così? No, vabbè. Si è fatto ammazzare. E che cazzo se ne raccoglie? No, l'odio, Billy di merda. Pezzo di culo. Ma guarda te. E vabbè. Pezzo di stronzo. Vediamo il filmatico sbloccato. Già, vai di qua. Pezzo di stronzo qua. Ci fa andare. Va che non ho sbloccato io dei filmati. Ah, che nervoso. Che filmati non ho sbloccato. Zio spanato. È game over, ma non per colpa mia, va. Vabbè, direi che dopo 2 ore e 12 di live in questo game over, chiudiamo la seratina. Bello. Ci vediamo sul live con qualche gioco. Veramente ne ho un botto io. Star Wars, NBA, FIFA 16, Hardline che non ce l'ho installato, Destiny. Tanto Destiny ce l'ho, quindi se ci vuoi giocare potrei anche giocarci. Beh, Rainbow Six, perché cacchio, Dragon Age, Dragon Ball, Metal Gear, tutti i Need for Speed, Resident Evil 1 e Revelation 2, The Walking Dead, The Light. Madonna, non so quanti cazzo ne ho, ma ne ho veramente quasi tutti li ho. Quindi quando vuoi giocare a qualcosa, prova a chiedere, vediamo se ce l'ho in quel caso. Vabbè. Per il resto, buonanotte.